La minoranza del PD brucia Prodi per il Quirinale, annunciandolo già. Berlusconi brucia Amato. Dopo il Quirinale si va a elezioni anticipate? Dipende da molte cose. Io non sono un profeta, mi attengo alle previsioni degli altri. Dopodiché chi fa i nomi adesso è un irresponsabile, perché tutti i nomi che si fanno adesso, io quasi quasi faccio quello di Berlusconi, così ce lo togliamo di torno da subito e non c'è nessun equivoco. Insomma, ci vuole molta responsabilità, anche perché, come vedete, i cittadini sono un po' giustamente nervosi. Quando Renzi dice per il Quirinale si parla con tutti, non solo con Berlusconi. Secondo lei è un'apertura reale anche alle altre forze politiche, o invece l'accordo è già con Forza Italia? No, è la Costituzione che lo prevede. Cioè, io capisco che siamo tutti appassionati al patto del Nazareno, anche perché siamo al Nazareno, però il patto si fa per scegliere il Presidente della Repubblica, come per le modifiche costituzionali, con tutti quelli che ci vogliono stare. Spero che questa volta, quando passa il treno, il 5 Stelle lo prenda, diciamo, il biglietto stavolta ce l'hanno, no? Hanno capito come è andata la prima volta, se vogliono partecipare sono i benvenuti, poi ci diranno anche se sono tutti convinti della stessa cosa, perché è un periodo complicato. Ma Renzi si può permettere un Presidente della Repubblica eletto senza Berlusconi e poi fare le riforme con Berlusconi? Questa è una bella domanda, ma dovrebbe rivolgerla Renzi, Verdini e Berlusconi tutti insieme. A volte si trovano anche qua, per cui li può trovare un'altra sera. È la prima volta che rivotiamo lo stesso Presidente nella stessa legislatura. Sarebbe carino che venissero fuori 101, cosa dice? Nell'occasione facciamo una festa, una marcord e li tiriamo fuori. Ha avuto ragione Berlusconi, nel senso che siamo andati lunghi, del resto la legge elettorale l'abbiamo votata a marzo di corsa, perché non l'abbiamo votata al Senato subito? Io questo non l'ho ancora capito, perché bisogna fare la riforma costituzionale. Segnalo che dopo un anno e mezzo, da quando abbiamo rieletto Napolitano, siamo nella stessa condizione, sembra un film Il giorno della marmotta, ricominciamo sempre a capo, dobbiamo votare il Presidente della Repubblica, fare la legge elettorale e fare le riforme. Secondo me, in quest'ordine, diciamo, prima si fa la legge elettorale, meglio è per tutti.